Questo è il mio cuore. Questo è il mio respiro. Questa è la mia casa. Questo è il mio sogno. Questa è la mia famiglia. Questa è la serie B-Win. 38esima giornata del campionato di Serie B-Win al tombolato di Cittadella, dove i padroni di casa ospitano la Juve Stabia di Mister Bradia. La formazione stabiese schiera alcune novità, partendo dalla presenza a centrocampo di Mezzavilla, che torna dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane, e poi passando per il tridente offensivo composto da Verdi, Acosti e Improta. Padroni di casa impegnati in una folle corsa lontano dalla zona playout, la Juve Stabia deve riscattare la pessima sconfitta subita ad Empoli. È il secondo minuto di gioco e il Cittadella si porta in attacco con Di Carmine, che calcia sul primo palo, ma Nocchi è pronto ed abile a respingere mettendo il pallone in calcio d'angolo. Juve Stabia che riparte in contropiede qui a centrocampo, ottima occasione per Improta, che però perde l'attimo e non riesce poi a involarsi nell'area avversaria. Cittadella che prova sugli esterni, cross al centro, pallone che riesce ad arrivare sui piedi di Biraghi, conclusione che però termina ampiamente alta sulla traversa. Vediamo il tiro dell'ex calciatore della Juve Stabia, Cristiano Biraghi. Le Vespe organizzano questa azione offensiva, qui c'è un rimpallo che favorisce l'inserimento di Verdi, entra in area ma spreca da ottima posizione, complice anche l'intervento di Kordaz, che devia il pallone in calcio d'angolo. Secondo tempo che ha inizio con il Cittadella che subito si porta in attacco, ed infatti siamo al secondo minuto quando la squadra di Foscarini organizza questa bella azione con la conclusione di Carmine, che porta in vantaggio la squadra di casa. Assist perfetto dalla destra di Ciancio e conclusione di Carmine, che supera Nocchi. Il Cittadella inizia a farsi vedere con maggiore costanza dalle parti dell'estremo difensore stabiese, qui c'è un'importante risposta del portiere, e ancora poi il Cittadella a portarsi in attacco, qui c'è una conclusione che viene ancora una volta neutralizzata da Tino Tinocchi, abile ad opporsi a Ciancio. Calcio di punizione per il Cittadella e bella la risposta di Nocchi sul tiro di Schiavon. Juve Stabia che risponde con questa conclusione da fuori area di Doninelli, pallone che però termina alto sulla traversa. Mister Bradia prova a reagire, modifica il modulo di gioco delle Vespe portandolo al 4-4-2, ma l'espulsione di Acosti complica ulteriormente le cose. L'esterno di scuola fiorentina viene infatti espulso per doppia ammonizione. Rivediamo il tocco di mano che costa il secondo giallo di giornata al calciatore ganese. C'è poi spazio per questa bella azione di Carmine, che supera, dribbla facilmente Figliomeni e poi va al tiro sfiorando il gol. Dopo 5 minuti di recupero il Cittadella batte la Juve Stabia 1-0. Per le Vespe urgentemente occorrono punti preziosi in chiave salvezza, e sabato al Menti arriva la Ternana.